Radio Tausia. Radio Tausia. La migliore musica è solo qui da noi. Radio Tausia sta per presentare Film One, la rubrica dedicata al mondo del cinema, in compagnia di Johnny Momo e in cabina di regia Chicco Sound. Film One, vivi il cinema su Radio Tausia. Eccoci in diretta su Radio Tausia Film One. Eri come sempre in, come si dice, in bilico. Sì, non si può dire che... No, perché ti stai rileggendo benissimo la parte... Le cose che non sapevo del film. Le cose che non sapevo del film, me le stavi elencando anche a me, così da capire cos'è, no? Oggi siamo il 31 English by Mr. Brown. 31 giugno. Sono maggio. Sono le 8. Sono le 8, sì. E 1. 31 maggio. 31 maggio 2017. Sì, sì. Cosa c'è il 31 sì. maggio? Cosa? Cosa c'è il 31 maggio? Non c'è niente il 31 maggio, non ho idea. Guardi di cosa. È strano. Ah, no, ma perché ho detto 31 giugno prima, per quello. Ma non te ne sei accorto. Te ne sei accorto. Di cosa parliamo oggi, Johnny? Oggi parliamo di 47 metri. Nuovo film pseudo squalico. Sì, tipo dal. Dicono che è bello. E poi. Ma. Io non l'ho visto, quindi tu che sei andato a vederlo di persona. Cioè, non mi ha convinto. Infatti, poi nell'accensione sentirete che. Che schifo. Ma. Non è lo squalo, a fine conto. Non è lo squalo. Cosa puoi farci? Ma hai visto anche quello, ma non è... ma dalle cose che raccontano, sì, in teoria, dalle cose che raccontano, in teoria, dalle cose che raccontano, dovrebbe essere così, poi non lo so, non avrei idea. Andiamo con una canzoncina veloce, le 20 e... che ora abbiamo detto? 20:02, in diretta, Film One, come viene di Johnny Jack, e Chicco Sound. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.
Eccoci in diretta su Film One. Sì, come sempre. 26. Bravissimo. Simo, bravo. Pianino. Ti stai scaldando, dai. Dovevi dirci qualcosa? Oggi parleremo. Cioè, oggi. Adesso parleremo della trama. Boh, dobbiamo andare col jing jing jing. Cosa dici? Andiamo col jing jing jing? Andiamo col jingle. Film One, la trama. Durante un'immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell'oceano. Con una riserva d'aria di 60 minuti e le acque infestate da squali bianche, dovranno riuscire a mettersi in salvo. Fine. Ah, bella, proprio bella, bella. Due righe. Madonna, proprio, due righe. Madonna, commentiamo la trama allora. No, vorrei più che altro prima una cosa che ho dimenticato di dire. Sì. Che è un film diretto da Johannes Roberts. Johannes Roberts? Non l'abbiamo detto prima, quindi è giusto. Sì, è giusto ricordarlo adesso e dargli. E il titolo in originale sarebbe 47 Meters Down. Cioè 47 metri sotto. Vabbè, l'italiano è campionato. In Italia non si poteva mettere down, quindi sa che siamo dei branco di pirla. Però dopo c'è da cucciare a ridere. Sì. Cosa c'è da ridere ad andare giù? Non lo so. Va bene, come film, senza dire troppo, stuzzica, non stuzzica, vale la pena, non vale la pena. So che le cose le diciamo alla fine, però almeno un inizio per dire a tutti di rimanere collegati se è un film che merita, ma se non merita noi lo prendiamo anche per il culo il film, quindi rimanete connessi con noi lo stesso. Però Johnny ti vede impegnato, sì, a fare cose che non ho idea. Ma sto cercando il punteggio dato al film e non lo dà neanche male. 3,5 su 5 su My Movies, su 4,1 su 5 su Coming Soon e 3 su 5 su Nocturno. Beh, ma è malato, non è sufficiente. Però io, ma sicuro, perché da quello che mi hai raccontato non è che sia così eccelso. Ma no, a me non ha convinto troppo, poi infatti ne sentirete, quindi delle belle. Però delle belle. E Sebastiano. però se volesse un film da guardare insieme agli amici, così per passare un sabato, così vedete qui quanto costa 7 euro da buttare via. 7 euro, se no aspettate, non so, può dipendere dai vari cinema. Però le 5 cose da sapere sono molto interessanti, no? Molto molto. Ma dato che il tempo scorre non possiamo dirlo adesso, infatti invitiamo tutti a rimanere collegati con noi, sintonizzati sulle nostre frequenze web. Andiamo con un'altra canzoncina, se la regia ce lo permette, vero? Ma ce lo permette purtroppo. Quindi andiamo con un'altra bellissima canzoncina e poi avremo le 5 cose da sapere che sono molto interessanti. Oggi apriremo anche il centralino, vero? Ah, come l'altra volta. Come l'altra volta. Nel frattempo che tu devi andare a fare quel lavoro, come sempre, che tu a quest'ora alle... Che ora faremo? 9:20 è quell'impegno? 9:25 circa, massimo 30, hai un impegno. 9, sì, 8, sì, 8. Mi sono portato avanti col tempo perché ne succede. E ci telefoneranno, gestirò io la cosa perché Johnny neanche vuole sentire loro perché si arrabbia, non so. Ma non mi piace molto questa cosa. Ah, però si fa lo stesso. Ci sei. Let it go.
Radio Tausia. Eccoci di nuovo in diretta, sempre su Film One, 20 e 13. Dovrebbe. Andavo lo scoccarci. Senti. No, era devo controllare una cosa. Ma... Ah, okay. Va bene, perché sento un rumore in cuffia. Ah, ma è il preamplificatore che va e non va. Tutta norma. Andiamo con le 5 cose fantastiche da sapere, no? Film One. 5 cose da sapere sul film. Allora, prima di tutto, sì, è da specificare una cosa. Hanno ucciso l'uomo. No? Oggi no. Oggi vorremmo parlare 5 cose da sapere sul film, ma sugli squali. Ah. Cioè, buttarsi più sull'antagonista del film che... su proprio le 5 cose da sapere, perché sugli squali. Sui squali, perché penso sia anche molto più interessante di sapere. Quindi oggi vabbè, parliamo degli squali. Oggi parleremo degli squali. Va bene, parleremo. È già la squali. Seconda che mi ispira proprio. Ok. Parliamo. Numero 1. Hanno il corpo cartilagineo. Parlo troppo buono. Buono anche. Buono. Il quale è proprio composto da cartilagine che li rende più flessibili e idrodinamici nell'ambiente acquatico dove vivono. Quella dopo mi piace assai. Quello dicevo. Numero 2. Hanno due peni. I maschietti non hanno peni sulla lingua. I maschietti. Beh, specificano, perché esistono le squale. Le squale sono proprio... Boh. Esistono le squale. Se devono... E faranno con qualcosa, con qualche altro pesce, non lo so. Non so come funziona. Coi tonni lo fa. Bon, tu parla, io cerco. Col tonno lo fa. Io cerco. Ok. Mi scritte di squali sono pochissimi. Discorsi del cavolo. I due peni o pterigopodi che vengono usati durante l'accoppiamento. Uno viene impiegato durante la riproduzione, l'altro fa da riserva e viene utilizzato quando il primo si usura. Ah, pure. No. Ah, oddio. Anche, addirittura. Vedono abbastanza bene. I pesci. C'è il numero 3 questo. Sì, i vero. I pesci cartilagini. Cartilaginei. Aspetta, ho trovato una cosa interessante. Un video di due. Quali sono? Delfini, non li ho trovati, ma ho trovato i delfini. Ma che schifo! Ma che schifo! Non ho visto io. Per fortuna. Ho trovato tipo altre faune. Fermati. Sono proprio gallini questi. Ho un altro video, ma devi aspettare. La tartaruga. Cosa? Perché la tartaruga? La tartaruga. Come si copia? Piccole. Tartaruga, tartarughino, non so. Continua tu. Ok. Numero 3. Vedono abbastanza bene. I pesci cartilaginei vedono abbastanza bene in acqua grazie al tapetum lucidum, una serie di cellule che aumentano l'intensità della luce in entrata. Numero 4. Non sono mangiatori di uomini. Accoppiamento tartaruga. Sarà un video di 64 minuti. Ma c'hai 107 anni, ma ti rendi? Ma dove cazzo? Sale piano. 107 anni, sembra.
L'hai sentito quello? Dove la parcheggio a Benna? No. Quella del rosso, ti mostro dopo. Andiamo? Madonna mia. Vediamo. Che lenti. No, ma non farlo. Va bene, va bene. No, era solo per mostrare. È un'altra cosa. E quanto sei lì? Sono al numero 4. Sì, dovresti riuscire a finire. Aspetta un attimo, ne ho trovato un altro. Mi blocchi con sti video di animali che... Aspetta, questo è epico. Cos'è un orso? Questo qui. Ma no, non sto vedendo il video, quindi non capisco. Erano due ghepardi. Ah, due sono una bandiera. Ah, ecco perché. Qua sono due asini. Scorreggiano, ecco. E spero l'asina sotto sta femmina. Tutti che ridono. Finito. Va bene, va bene. Cose... Non lasciatemi una connessione internet su YouTube, grazie. Dopo che sei arrivato. Continui, Johnny. Numero pure. 4. Non sono mangiatore di uomini. Che schifo, ma noi mangiamo loro. Sono mangiatore di uomini e ogni... Che buono, vai, uno squalo. Io mangerei uno squalo. Ti immagini? Cioè, tipo, mangi la trota, va bene, la trota. Lo squalo è un mammifero, vero? Boh, no? Il delfino è un mammifero. Delfino. Lo squalo è un pesce. Boh, comunque, sì, ti mangi... Cosa? Sì. Boh, ma pesce e mammifero è diverso. Sì, ti mangi una trota, dici... vorrei di più. Ti mangi un tonno di quelli piccoli. Vorrei di più. Ti mangi uno squalo. Quanto non ti piace? La balena? Con la... Boh, la balena un po' troppo. Ma lo squalo? Con la maionese. E un po' di limone. Sì. Non è il top? Io lo compro. Bene. Compro lo squalo e lo mangio. Panino di squalo. Eh? Panino di squalo. Panino di squalo. La pasta con lo squalo. Pasta, la minestra di squalo. Il kebab di squalo. Quello non lo so. Beh, ci starebbe secondo me. Andiamo con la numero 5. No, sono con la 4. Allora sono mangiatori di uomini. Ogni anno in media uccidono 5 persone nel mondo. Pensate che ci sono animali più pericolosi dei squali che fanno più vittime. Tipo? Non c'è scritto. Se no mangiamo anche quelli, dato che ci siamo. Numero 5. Non sono di enormi dimensioni. Pensate che la maggior parte delle specie di squalo viventi non supera il metro e mezzo di lunghezza. Non sono affatto enormi. E non sono tanto grandi. Però, boh, io direi, diciteci cosa pensate sugli squali anche voi. Se secondo voi è giusto, cioè, non dico di mangiare tutta la specie. Cioè, forse sarebbe anche fattibile, però. Nel senso, bistecca di squalo, voi la mangerete? Mangereste? Apriamo il centralino che qua non ho qui davanti. Fantastico. Apriamo il super centralino. Attivazione centralino. Attivazione centralino. Centralino attivato. Ho visto, il centralino è stato attivato adesso. Potete telefonare. Abbiamo il, come si chiama? La centralinista qui. Genoveffa, qui vicino a noi, se può dare anche un saluto se vuole. Buonasera. Ecco lei. Che voce. Sì, Genoveffa, grandiosa, sempre nostra. È sempre qua, non l'abbiamo mai nominata, ma è sempre qua. Sì, sono sempre dietro alle quinte, sì, anche una certa età, però mi piace lavorare molto con i giovani perché si sente i discorsi molto intrisi, di suspense, di quel tipo di... Che ore sono? Scusi. Le 21:40. No, scherzavo, le 8:21.
Devo andare un attimo in bagno perché ho problemi, come potete immaginare, della mia età. Cioè, gli uomini hanno una prostata, lei cosa? Prostata? Va bene. La prostata. Sì. Un applauso, Johnny, anche tu. Sta zitto. Un applauso a Genoveffa. Che è qui. Genoveffa. Grazie. Micidiale la nostra Genoveffa. È simpatica, per quello l'abbiamo assunta. Devo andare a fare la cacca. Genoveffa, ora non si dilaghi troppo, sennò dobbiamo fare il programma di Genoveffa e non sarebbe bello. Quindi, telefonate al centralino, il numero è sempre quello, lo 0433 77 54 92 83 12 14 15 16. Lo ripetiamo, Gianni, ripetilo. 0433 74 95 6 28 34 5, è il simbolo di Batman. Perché il simbolo di Batman? Scioccate. Va bene, dai, andiamo con un'altra canzoncina. Sono le 20:22 e Johnny dovrà andarsene adesso. Ha appena squillato il telefono tuo per andare a fare quel lavoro a nero. E andrò io tra Genoveffa perché è un po'. Sì, anche immagino. Nel frattempo, telefonate al numero sovraimpresso. Dove? Mica in televisione. Va bene, 0433 749 314 16, simbolo di Batman. E vi risponderemo. La domanda è: cosa pensate di mangiare gli squali? Radio Tausia con Film One. Radio Tausia.
Eccoci tornati in diretta alle 20:26. E come abbiamo detto prima, che abbiamo attivato il centralino di Radio Tausia al numero 0478 312 15 14 16, abbiamo in collegamento telefonico, ho fatto due chiacchiere, ho capito che ha un nome strano, Gildo qualcosa, non lo so. Buonasera. Buonasera. Buonasera, oddio. Come si chiama e da dove telefona? Mi chiamo Ermene Gildo. Sì, poi? Chiamo... Ce la facciamo? Sono di breve memoria. Cos'è? Sono di breve, soffro di... Non mi ricordo più come si chiama quella malattia. Alzheimer sarà? No, no. Non è Alzheimer. Ok, va bene. Non è Alzheimer? No, no, non mi tiro un nome strano, non mi ricordo adesso. Ah, va bene, comunque si chiama, ha detto che non ho capito. Gildo? No, non mi ricordo. ho l'età. Quanti anni ha? Ermene Gildo, Quanti anni ha? Aspetta che tiro fuori la carta d'identità che non mi ricordo. Ne ho 57. 57, beh. Compiuti ieri. Vabbè. Auguri allora. Per cosa? Per il compleanno che ho fatto ieri. Per compleanno? No. Cosa? Compleanno domani. Se non lo sa lei, io non posso saperlo, Di cosa stanno parlando? No, lei ha telefonato qui a Radio Tausia, alla web radio nel paese Tausia, Trepocarnico, Udine, al numero che non lo ripeto, per parlare di squali. Sì, mi ricordo, sì. Sì. Ho parlato di squali, che è fatto poi balzellare il vostro discorso, perché io sono un vegetariano convinto e praticante. No, ma no, scusi, no, ma lei cioè, vegetariano, cioè mangia verdure, o vegano non mangia niente che provenga dagli animali? Ha chiesto del vegano? Come no, scusi? Ha chiesto del vegano? No, ho chiesto, è vegetariano o vegano? No, io sono vegetariano. Ah, vegetariano. Quindi le uova le mangia? No. Allora è vegano? No, non mangio niente. Come non mangia niente? Radicchio, erba di frutto, fiori gialli. Fiori gialli. Verdi, ma quelli rossi no, perché mi fanno male alla pancia. E non voglio dire cosa succede dopo, quindi. Tutto rosa e fiori. Di colore, quindi. Quindi lei ha chiamato proprio per dirmi di tutto? Scusa, cosa? È dura oggi. Quanti anni ha detto che ha? 53? Mi sembra 51. Ah, va bene. Ma non troppo la gattività? No, dai, no, non è importante. Okay. No, ha telefonato per parlare di squali. Ci dica la sua. Lei mette un po' di difficoltà adesso, perché... Perché? Allora. Io non posso sentir dire che a voi piace mangiare gli squali, perché gli squali sono molto importanti per l'ambiente. Come mai? Perché si sa che gli squali tipo d'inverno sono molto indispensabili per chiudere le dighe, se no avrebbe fuori un macello. Non ho capito. Gli squali vengono usati per chiudere le dighe certe volte, quelli di fiume soprattutto. Squali di fiume? Squali di fiume, sì, sono anche squali di ruscello, ma quelli... Cioè, quelli che sono su ruscello sono crepati, quindi non conta, diciamo. Boh, scioccante. No, quindi lei non è convinto di mangiare questi animali? Non bisogna mangiarli assolutamente, perché... Ma io prima nel mio discorso dicevo sì, no di mangiare tutta la specie, ma se una, due, tre bistecche, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di squalo non sarebbe male. No. E come? Neanche uno. Neanche uno. Ma niente? No. Ma perché? Come ho già detto, sono indispensabili, quindi non bisogna toccarli. Ma mi dà fastidio, perché cioè, potrei mangiare tutto quello, io dovrei mangiare tutto quello che voglio. Devo mangiare le balene, ma gli squali no. Perché le balene se gli squali no adesso?
perché le balene non servono un cazzo. Eh sì, ma perché gli squalesi? Quale sì, ma lei non è vegetariana, non dovrebbe neanche mangiare le balene in fin dei conti, Ma io delle balene mi ci tuffo proprio direttamente, quindi. È tipo Pinocchio. Sì, io entro dentro, le divoro dall'interno. Ma se è vegano non può mangiare la carne. Ma forse i vegani il pesce lo mangiano? Sono sempre animali, no. No, no, no. Ma la balena è un pesce. No. È un mammifero. No, è una pianta. Come una pianta la balena, ma dai. È tipo un'alga, sì. È arrivato un messaggio nella chat per lei signor Ermenegillo, vuole sentirlo? Sì. Cioè hanno scritto un messaggio per Gildo, che poi non si capisce mai. Vegetariana infame, per te solo le lame. Ok. Non ho niente. Questa persona non capisce l'importanza dell'essere vegetariano, quindi. Ma leggo anche che è saltato fuori adesso Johnny Moro. No, ma non dovrebbe essere a fare un lavoro. Niente. Non ho detto niente. Io non conosco nessuna persona con questo nome, anche perché è vegano e sta lontano anche dalle persone, no? Sì, perché sennò li mangerai tutti anche quelli. Ma come fai a mangiarli tutti se è vegano? No, ma comunque quel istinto, però. Cioè, allora, lei passa da vegetariano a cannibale, non mi sembra giusta la cosa. Sì, sto cercando di passare quella fase perché ho fatto un centro di riabilitazione dal cannibalismo, infatti proprio ho finito l'altra settimana e adesso c'è un coach che mi sta seguendo per non... Un centro di cosa? Mm-hmm. Un centro di cosa? Un centro di riabilitazione. Un centro di riabilitazione? Sì, per cannibalismi. Per cannibalismo. Ma riabilita cosa? Riabilita cosa? Riabilita dal non mangiare altri esseri umani, quindi. No, ma la chiamano come quello del silenzio degli innocenti lì, che nome aveva? Non lo so. Tra l'altro sì, è sordo e ha tutti i problemi del mondo. E quindi vuole concludere con qualcosa da dirci per lei? Sì, vegano infame, per te solo le lame, vuole dirci qualcosa? Lei mi sta leggermente infastidendo. Per via? Cosa ha fatto infame? Cosa ha fatto? Perché sta usando del umorismo. Sì, sto usando dell'umorismo, ok? Umorismo. Una scuola di italiano non l'ha fatta, no? No. Non hai imparato la grammatica? Io ho imparato la grammatica da piccolo dalle piante. Dalle piante? Sì. Perché se si muove a destra ti segna una cosa, a sinistra te ne segna un'altra, si muove giù. Cosa dice? Abbiamo delle interferenze? Johnny viene a darmi una mano? Ermenegildo? Se n'è andato? Ermenegildo? Ermenegildo? Ciao Ermenegildo? Pronto? Ma ci ha buttato giù proprio istantaneamente, ha fatto rumori, vabbè, comunque questo era Ermenegildo da... Cosa? Sono appena arrivato io. Ah, ti vedo col fiatone. No, ha chiamato questo Ermenegildo? Hai mandato un messaggio in chat? Sì. E cosa hai scritto? Cioè ci chiama un vegetariano . E tu gli scrivi vegetariano infame, per te solo le lame che io le lame, ma nel senso il coltello per tagliare la bistecca? Diciamo di sì. Andiamo con la pubblicità. No, andiamo con una canzone e poi la pubblicità, perché io sono esausto. We'll be right back.
Tausia. Eccoci di nuovo in diretta. Film One 20:39 per te solo le lame. Ma io vorrei dimenticare questo avvenimento. Sì, ho sentito anche la telefonata, ma vabbè. Cosa? Sì, ho sentito anche la telefonata di là prima. Gente, andiamo con il parere tecnico, direi, perché sono le 40, abbiamo ancora 20 minuti di trasmissione. Buonasera. Film One, il parere tecnico. Il film ha tantissimi problemi. Manca di ritmo, di suspense. La sceneggiatura è spesso... Il ritmo lo abbiamo. Sì, ma non quel tipo di ritmo. Ah, la sceneggiatura è spesso contraddittoria. Esempio, ci viene detto che non si può risalire verso la superficie troppo velocemente o si rischia di un'embolia. Ma a volte questo consiglio viene seguito, altre volte no. E come esempio di didascalica come un fumetto anni 40. I personaggi sono meno che monodimensionali, li definirei mezzi dimensionali, perché sono per metà stereotipi e per metà deficienti. E non saremo mai in ansia per loro, né ci dispiacerà quando capiterà loro qualcosa di brutto. I due, di numero, jumpscare piazzati in maniera scolastica sono totalmente prevedibili, totalmente inefficaci a causa dell'atmosfera blanda del film. Inoltre il twist finale, patetico e sbagliatissimo ai fini narrativi, vi verrà spoilerato circa a metà film da uno dei suddetti mezzi dimensionali personaggi. Salverei soltanto la prima scena, 40 secondi prima dei titoli di testa, con la bella trovata del vino rosso in piscina che profetizza il sangue che verrà versato nell'oceano. Non è male. Poco, però direi. 47 metri è l'ennesima dimostrazione di quanto sia facile distruggere l'ottimo concept alla base di un film. L'anno scorso, sentendo parlare il tipo di prima, sentendo parlare il tipo, anzi, sei sono un po' anch'io pronto? Gioca di mio, Armando, chi?
L'anno scorso Paradise Beach con Black Lively, Lovely aveva sapientemente mescolato l'idea dello squalo con All Is Lost di Z.C. Shandor. Se adesso che sta arrivando l'estate avete voglia di vedere ragazzi in costume che lottano con gli squali, il consiglio è quello di recuperare o rivedere, perché no, il buonissimo film di Jaume Colette Serra. Serra. Non so. Vabbè, interessante la cosa, sì. 20:41, andiamo con un'altra canzoncina. Poi abbiamo le conclusioni. Riapriamo il centralino. No. Ma c'è gente troppo strana. Eh? No, c'è gente troppo strana. Oh, ma quello è il bello. Non so come fanno ad avere il numero questi anziani, che quello lì non sapeva, non ne aveva 51 neanche se volevi. Iper Alzheimer a 51 anni è gravissimo, 51, sì. Poi c'è 57, svariava. 53, oddio, no. Vabbè. Radio Tausia. Andiamo con un'altra canzone, le 20:42. Ultimi 18 minuti in compagnia di Johnny Jack Q Sound Film 1. Radio Tausia. Yeah.
rieccoci in diretta. Level 2048. Oh no. Cosa? Esatto. Esatto. Cosa? Esatto. Va bene. Andiamo con le conclusioni finali. Film 1. Le nostre conclusioni. La visione di 47 metri svelerà altri punti di contatto che non si vuole elencare qui per timore di spoiler, che sono però così evidenti da alertare non senza motivo la testa di Roberts. Alert. BBB. Alert. BBB. Spoiler. BBB. Non c'è spoiler. Ah no? No. Boh, ma si avverte lo stesso. Ok, lo sono andato. La migliore musica è solo qui da noi. L'intenzione originaria dei produttori, fratelli Weinstein della Dimension Film, che poi hanno ceduto il film a un'altra produzione, quando Zemmetro doveva essere un Gravity girato sott'acqua, con un casting che ha strizzato l'occhio alle generazioni più giovani. Mandy Moore ha una discreta fama come cantante, mentre Claire Holt è un volto conosciuto grazie alla serie The Vampire Diaries e il suo spin-off The Originals. La breve partecipazione di Matthew Modine nei panni di uno scazzato capitano di barca. Wow. Scazzato. Proprio termini fini. Non usare termini aggressivi. Termini fini. Nei panni di uno scazzato capitano di barca, a posteriore acchiappa il pubblico di Strange Things, più che a rievocare i fasti levodiani dell'attore. D'altronde, in un film in cui il 70% delle prese viene recitato dietro a una maschera da sub e con una buona parte di quelle sceneggiate girate da stunt, l'interesse si sposta velocemente verso altri valori. Cos'hai? Finito. Mi serve qualcosa? 5 euro? 12, 13, 18. Limitare la canzone della scuola. Cosa? Limitare la canzone della scuola. La danza della scuola? La canzone. La crona sonora, il tema della scuola, diciamo. No, volevo solo provare due cose. Volevo provare. Andiamo con l'ultima canzone di questa sera, 50. Radio Tausia. Radio Tausia. La migliore musica è solo qui da noi. Se magari partiva, eh? Sto morendo di caldo qua dentro. Tra poco mi spoglio e ti faccio vedere lo squalo dopo. Che cosa? Perché dico queste cose? Nel senso, il fisico da squalo. Ah, mica lo squalo. Pietoso.
Radio Tausia. E siamo sempre qui in diretta. E dove? Sì, dove dovremmo andare? Non lo so. Alle 54. Ok. Andiamo. Dove andiamo? E 54, devi dirci ancora qualcosa sul film, Johnny? Cioè, a me non sembra male, però se magari con gli effetti si impegnavano un po' di più. Sai, tipo Gravity, uguale. Legarli ai fili. Ma cosa ti interessa? Hanno soldi? Budget, c'è scritto? Budget, allora. Scritto il budget, vediamo se c'è scritto il budget. Vediamo il budget. Budget. Cerca su Google. Google. Però sul mio sito. Se non mio, nel senso. Box office. Emotional. Cos'è emotional? Mojo sarebbe. Tipo, ti dice gli, ma quelli sono gli incassi. Ti dice gli incassi, ma quanto anche spanno. Ah, beh, interessante. Sì, certo. 20 e 55, ultimi 5 minuti di compagnia. Down, dove schiena? Vuoto. No, c'è. Ok, ce l'abbiamo. Però non so se c'è il non c'è il budget. Quanto hanno guadagnato? Mi scuso di tanto. Non lo dicono. È proprio interessante. No, aspetta, in Italia è preso da. Ma diciamo dell'Italia, dai. L'Italia ha guadagnato $238,000. No. Non è $238. Ah, perché c'è la virgola, dici tu. Chi vuoi che abbia guadagnato così poco? No, ma sai che gli americani anche nelle calcolatrici ti mettono quella virgola strana? Sei riuscito 38.000. A parte che tanto, 38.000, però 38 anche poco, a parte che è uscito. Sì. Tanto mettendo la virgola da una parte e tanto togliendola. Vabbè, sono cose che succedono. Odono. Quindi, Johnny, con questa base che sta arrivando, se magari si ferma anche l'altra, cosa dici di questo film in caldo? Aspetta che la rifaccio partire, se no non merita. Ce l'hai? Cosa pensi di questo film, Johnny? È una cagata pazzesca. Fantastico. Fantasiomantico. Cheat? Ugo. Ingegner Ugo. Fantos. Vediamo, hai trovato questo box office? Se parli anche vicino al microfono. Aspetta, 238.000. Ha preso 238.000 in Italia. Perché qua prendi più film. 60. 60.000 possibili. Magari 60.000 lì. Eh no, sono 130 milioni. Diamo, sono promesso. 130 milioni. Però di budget. Ma c'è un budget, c'è anche scritto. Sono qua, 130 milioni. Prometto, sono preso 126 milioni di dollari. Ah, beh, promesso. Sì. Ah, non c'è l'altro? No. Boh, ma si staranno aggiornando una settimana. Sì, ogni top. Cioè, forse su lì hanno quello, sì. Beh, sì, è abbastanza, dai. Non è male la cosa. Cosa stai cercando? Budget, vediamo se troviamo, perché i potenti mezzi che ci danno qui per il wifi è fantastico. E ricordo l'appuntamento Kick Sound Show sabato notte, perché notte ormai alle 22, alle 20 in poi. Si poteva fare una volta al mese Kick Sound Show di 2 ore. Non sarebbe male, ma il povero DJ Evan che mi sviene dopo, perché ha problemi di cedimento neuronale psicologico. E quindi è così. No, Film One la prossima settimana. Se avete intenzione di che film farci recensire, farci andare a vedere, magari se ci comprate i biglietti ci fate anche un favore. Chiamate sempre lo 0432 712 1415 16, logo di Batman in fondo, o mandateci un'email a radiogingioloindole@gmail.com. capito? Sì. Hai capito? Non l'ho già segnato io. Hai capito tutto. Sono le 58, non troviamo questo box office, Johnny, dobbiamo salutare. È stato un piacere stare in diretta con voi questa settimana, non malati. Te l'ho passato, hai fatto 2 giorni a casa io l'ultima volta. Giovedì e venerdì sono rimasto a casa, credo. Sono anche sabato. Anche venerdì sera ero attivo, però giovedì e. giovedì specialmente, venerdì mattino era il recupero, sai. Il post malattia. Certo, madre. E no, il post it. Io stavo bene invece. Te la mando addosso. Perché hai sbattuto così forte col computer? Non lo so. Ti ha fatto qualcosa di male?
Sì. È un delfino, mangiamoli. Sono l'imitatore che sta esplodendo, che paura. Vuoi sentire quello del mixer? Forse è peggio. Va bene, vi ringrazio per essere stati in diretta con noi. Un saluto da Kiko Sound e da Johnny the Jack. Johnny Jack o Johnny the Jack. Non so, l'ha capito com'è. Ci sentiamo la prossima settimana, vero Johnny? Yes. Diciamo un ciao in coro. Ciao. Film One, la rubrica dedicata al mondo del cinema, in compagnia di Johnny Moro e in cabina di regia Kiko Sound. Film One. Vivi il cinema su Radio Tausia.